Oh, salve ragazzi, qui del 38, come va? Siamo su Jurassic World Alive! Che bello, mi piace quando lo dico sempre, Alive! Comunque, detto questo, siamo con il nuovo tablet, come avete notato, ho iniziato a far vedere un po' in HD tutti i video mobile che sto portando. E oggi tocca anche a Jurassic World Evolution. Allora, Jurassic World Evolution, ho avuto un piccolo problema. Rispetto agli altri che si sono caricati subito nell'altro nuovo tablet, questo invece non si può caricare. Ho perso, infatti, credo 2,20, mi sembra, credo, non lo so. In tutto ciò, vediamo se possiamo sbloccare qualcosa. C'era un evento in realtà che dovevo sbloccare, del mammut e dei dodo. Oh mio Dio! Fermi tutti, vedo cose. Oddio, cacchio sei tu? Boss Boa Hydra, bellissimo. Bellissimo, voglio andarla a catturare. Ecco qua i dodo, come avevo detto prima. Vediamo se riusciamo a catturare i dodo. Vediamo, vediamo, raga. Un evento boss proprio a fianco a noi. Come vi ho detto, il gioco, diciamo, la parte bella del gioco di come si chiama, di Jurassic World Alive, è il fatto che puoi fare un sacco di cose e in tante interazioni di luoghi e paesaggi, no, di ogget con oggetti, via dicendo, proprio stare fermo in casa. Cioè, è bellissimo perché hai un'area di interazione più ampie rispetto a Pokémon Go. Lo dirò sempre. No, per così poco potevo farcela. Potevo farcela, raga, potevo farcela. Speriamo che il Dodi avrò l'occasione di sbloccarli, dai. Che tristezza. Intanto vedo robe ignorantissime. Madonna, dobbiamo fare cose. Sì, prima, pertanto il boss rimane là per il momento, quindi va bene così. Voglio prima prendermi gli epici in zona, che è la cosa migliore, raga, la cosa migliore, più importante, più che altro. A me dà fastidio, so che è un po' difficile a regolarsi con la cattura del... Mamma mia. Già è tosta di suo, no? Metti pure... ho sbagliato. Sinoceratops, dopo 34, proprio pessimo. E vabbè, ci ho provato, ci ho provato. La bocca che può fare? Uno schifo. Prendiamo un po' di cose intanto. Clicca qui, apri, 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 non si può aprire. Ah, ok. Ah, grande. Perfetto, guardate qua che casino. Sì, mo ti arrivo, mo te meno, aspetta. Più o meno sarà lui a menare me, perché non credo che posso catturarlo, perché lo devo affrontare se non sbaglio col boss fight, quindi non posso fare nulla. Vediamo un po'. No, chi se ne frega. Ecco qua. Mo. Aia, ho sbattuto per dolore. Allora, Titano Boa, quello sta ancora là. Aspetti, cacchio è là in fondo? Ah, ok, dodo. Oh, posso farti a te 12? Catturiamoti subito. Raga, oggi è giornata di fare cose. Faremo la prossima anche una cooperativa, però. Una PvP, scusatemi. Però oggi ci dedichiamo a sbloccare un po' di personaggi, dinosauri, creature. Dai, non era così difficile. Grande, l'ho preso bene. L'ho preso bene, tutoiti. Più 4, ho sbloccato per qualche puntino in più e quindi vuol dire che l'ho sbloccato, l'ho livellato. Così almeno lo porto a 12, che ci sta, ci sta. Non lo so se l'ho livellato. Bene, ora tocca.
Questo qui, la cosa divertente è che questo boss fight, lui era ha una patch di Crea. Vediamo di. Come faccio a battere? Squadra in cui. Vabbè, vediamo un po'. Sì. Ho capito, però a me non mi dà. Questo è tutto zero perché non giocano da un botto sta gente. Vabbè, combattiamo, raga, combatti. Vediamo cosa posso fare. Non mi fa mettere neanche un team. Quindi. Livello 30, quindi livello 30 è il massimo di tutti. Questo mi stai dicendo? Tanto ovvio che l'ho persa, però era giusto per far vedere. No, non riprovo, ovvio. Che riprovo, era giusto per, però. Qua non c'è nessun, qua non c'è nessuno che ci gioca. Jurassic World Alive! È un peccato. Perché non mi fa fare un team normale per fatti mia? Questa è una cosa che mi dà fastidio, perché non posso. No, avevo visto il mammut. Ah, voi non lo sapete, ma c'era il mammut, l'anoso. Che non me lo dà più. E neanche i dodo sai per questo. Termina tra. Ah, perché i tentativi erano per tutti. Cioè quella cosa del tipo. Tu devi scegliere un determinato esemplare. Ah, ecco perché poi con il dodo. Con il. Ah, maestro J. Vabbè, andiamo qua. Apriamo livello 9. Vediamo cosa mi dà. Vabbè, a proposito, devo sbloccare qualcosa, giusto? Fatemi vedere. Oh, eccoti. Ah, almeno ho un livello. Però avete visto, io non ve l'ho fatto notare, ma graficamente il gioco è ignorante. Cioè, visivamente adesso il gioco è più bello. E si vede anche meglio adesso rispetto. A tanti come era prima si vede molto meglio. Detto questo, ma uno dirà perché allora non fai un PvP? Prima di fare il PvP, raga, tanto non possiamo affrontare quel boss perché tanto non si può fare. Andiamo qui. Qui dentro ho quattro personaggi, quattro creature. Ho il T-Rex della seconda generazione, l'Oviraptor, il Titanoboa della seconda generazione e lo Spinosauro della prima generazione. Che non me lo vuoi far vedere perché giustamente il gioco dice no. Nah. Dov'è? Oh, eccolo qui. Mo. Volevo farvi vedere le animazioni dei personaggi, delle creature.
Però mo a sto punto lascio stare perché ho poco. Però posso raccogliere un po' di cose. Vediamo se posso fare qualcosa. Ah, raccogli. Alleanza, vediamo un po' questa alleanza. Perché la gente adesso ci sta giocando veramente poco sto gioco, quindi non vi aspettate chissà che cosa. Ok, è un peccato che non. La volta scorsa avevo fatto un gameplay di registrazione, avevo fatto pure una bella partita, lo confesso. Peccato che sono stato disturbato più volte dai miei genitori, ma soprattutto ero stato disturbato pure per il fatto di motivi di lavoro. Quindi per causa di lavoro io non ho potuto più portare il gameplay che avevo preparato, insomma, che avevo pure io preparato, quello che avevo fatto la volta scorsa. E quindi la tristezza, ragazzi, la tristezza combatte. E ci sono rimasto pure molto male, essendo che volevo farvi vedere un po' di cose. Vabbè, pazienza. Avevo pure tagliato molte scene, poi dopo c'è stato un momento che non potevo più tagliare, che stavo combattendo, e mi aveva chiamato in quel momento pure mia madre per tanti motivi, e quindi si sente tutto il commento, la conversazione, quindi che faccio? E niente, lascia stare, e ho deciso, vabbè, ciao. Dai, andiamo con l'ignoranza. Oddio, questi li voglio sbloccare, però. I mini raptor. Uno. Due. Non ci credo, il critico mi ha fatto. Non mi puoi fare il critico in questo modo, già con tutto il bene. Ok. Mi ha fatto niente, l'ha schivato sto disgraziato, l'ha schivata, mi ha fatto, aia, ha fatto il cambio aggressivo, mi abbassa l'attacco, no, aumenta il suo attacco, vabbè, però. Ma faccio anche il cambio aggressivo, maledetto. Aia, però quanto fa male? E la Madonna. Benissimo. Aumentiamo la velocità e ci curiamo e ci mettiamo pure lo scudo. Ok, è andata. Tocca a me. Che poi questo sarebbe l'antenato del Bradipo, questo che abbiamo appena sconfitto. Seed praticamente dell'era glaciale, per intenderci.
Dai, andata, andata. Vabbè, facciamo gli eventi a sto punto. Apriamo, vediamo se sblocchiamo qualcosa di interessante. Vabbè, soldi. Vabbè, quello. Oh, l'abbiamo sbloccato. Ok. Connettiti. Bellissimo. Proprio ora si tocca. Non c'è internet. Come? Ero qua. Stavo dicendo. Quindi abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato cosa? Abbiamo sbloccato. Scendi, scendi, scendi. Oh, dai, dove sei? Questo lo livelliamo. Oh, questo voglio fare. È molto lento comunque. Sta cosa è grave. Cioè, carica troppo tempo a caricare. Bene, mo uno mi dirà, tanto mo stoppiamo qua il video, tanto non possiamo mica affrontare quel bestione purtroppo. Peccato, era interessante. A meno di fare. Vedete il mammut lanoso, eccolo qua. Lo stavo sbloccando, però allora quindi tentativi, perché io ho usato 3 di dodo, 4 3 di mammut, 4 di eh sì. Sì, allora quella hanno fatto il conteggio. Ah, sì, è più quell'altro, ovvero lui che faceva parte della cosa. Allora sì, ecco che i tentativi sono finiti, perché dovevo selezionare solo uno creatura epica che mi interessava. Però c'era pure la scadenza di tempo, cioè mi sa che avevo solo un giorno a disposizione. E infatti tra 6 ore scade. Quindi vuol dire che avremo un altro evento con gli epici praticamente. Speriamo che ritorna il Titano Boa. Bene, mo vi faccio vedere una cosa che molti mi hanno detto e mi avevano anche richiesto: come posso togliere le creature dalla zona Safari qua, no? Riserva natura. No, quando tu lo metti, praticamente tu lo metti per livellare, quindi tu lo metti e devi aspettare la scadenza della riserva. In questo caso qua dice 5 giorni, però a volte mi sembra anche prima, dipende. In questo caso vi voglio far vedere qualche animazione, quindi vi faccio vedere il Titano Boa. È la Madonna. Come magna. Bravo. Quando gioca, mi aspettavo che l'avrebbe avvolto e sarebbe scivolato. Però vabbè, questo lo sappiamo quando. Oh, sta buono. E lo livelli. Questo è l'unico modo per livellare queste creature. Detto questo, ragazzi, io credo che vi saluto con il nostro amico Tirannosauro della generazione 2. E qui del 38 passo e chiudo.